In poco tempo siamo arrivati alla 12ª puntata del Diario Bollero. Devo dire che questa esperienza di questi video ha portato a molte domande da parte di molti di voi che mi chiedono approfondimenti. E gli ultimi due video che abbiamo visto parlavano del filler a utilizzo volumizzante. E la domanda che mi è stata posta di più di frequente dalle pazienti è: ma i filler non si usano soprattutto per riempire i solchi nasogenieni? Questa sì è la risposta, cioè ovviamente i filler, quindi un materiale tipo riempitivo, viene utilizzato in primis per riempire i solchi questi qui a livello delle rughe nasogeniene, ma una vera rivoluzione è stata il fatto di utilizzare i filler per dare un po' di volume. Questa idea del volume, di volumizzare i tessuti, deriva dal fatto che il viso più pieno ha meno rughe, questo lo potete riscontrare molto spesso nelle persone anche un po' avanti con l'età, che se hanno qualche chilo in più hanno meno rughe di una persona che invece è un po' più magra. A questo punto quello che è successo è che nel corso degli anni le aziende produttrici hanno sviluppato sempre filler diversi. Innanzitutto, se parliamo di filler, principalmente quelli più utilizzati sono a base di acido ialuronico, ce ne sono altri tipi diversi in commercio, altri tipi di materiale, ma quelli a base di acido ialuronico sono uno i più comuni e due i più sicuri perché sono riassorbibili. All'interno della famiglia dei filler a base di acido ialuronico si sono creati dei filler diversi con diversa consistenza, per esempio per fare le labbra, come avete visto nei video precedenti, per i solchi nasogenieni, e questi un po' più forti per dare un po', appunto, un po' più di volume a scopo riempitivo volumizzante. Quindi stiamo parlando di un materiale che andrà a riempire per un periodo più o meno lungo, che può essere 2 anni, 3 anni, a seconda del prodotto che andiamo a utilizzare, che con una semplice seduta permetterà di creare questa volumizzazione che vi renderà sicuramente più armonici, di nuovo un'altra parola che diciamo spesso. La seduta ovviamente è una seduta di tipo ambulatoriale, l'unico problema di questo tipo di infiltrazioni potrebbe essere un po' un rischio di ematoma. Quindi l'idea di nuovo di fare dei trattamenti di tipo ambulatoriale che danno dei cambiamenti minimi, ma non vanno a stravolgere, perché un altro problema dei filler volumizzanti o dell'idea di volumizzare è che le pazienti hanno paura del grosso cambiamento. Ho visto alla TV quella persona che sembrava tanto cambiata, ma in realtà, soprattutto all'inizio, noi andiamo a piano piano a ridare quello che si è perso nel tempo. Quindi il messaggio di questo video appunto è: filler volumizzanti per ridare i volumi ai tessuti, acido ialuronico come prodotto interessante perché da poche problematiche, nessuna problematica viene completamente riassorbibile. Terza cosa, una procedura di natura ambulatoriale. Ovviamente questo video apre nuove domande, nei prossimi video potrò rispondere ancora di più alle vostre richieste. Un caro saluto, buona giornata a tutti.